Eh sì, amici, vi comprendo, siete arrabbiati perché il vostro amico del cuore ha fatto il fighetto con voi, sfoggiando il suo dispositivo della mela morsicata con l'ultimo sistema operativo iOS 14, sfoggiando la funzionalità del backup, praticamente effettuando un doppio tocco o triplo tocco direttamente sulla back cover del suo dispositivo, riesce a richiamare alcune funzioni e nonché applicazioni. Siete quindi arrabbiati perché volete anche voi questa funzionalità? Ebbene, mettetevi comodi perché ve la spiego in questo video con l'applicazione TapTap. Devo fare però prima una piccola premessa, in quanto l'applicazione al momento è in modalità alfa, quindi potrebbero essere presenti alcuni bug e alcuni malfunzionamenti. Ad ogni modo vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione per seguire la pagina di sviluppo dell'applicazione, ma soprattutto sapete quello che dovete fare, ossia mettere un bel like a questo video, condividerlo, commentare qualora abbiate dubbi e domande in generale ed attivare la campanellina delle notifiche. Infine, un'ultima cosa, iscrivervi al canale Telegram dove trovate tutte le offerte del panorama tecnologico al miglior prezzo sul mercato. Detto ciò, mettetevi comodi e partiamo con il video tutorial di TapTap. Eccoci qui al banco di prova per questa applicazione rivoluzionaria TapTap, che porta oggettivamente la funzione backup di iOS 14 su tutti i dispositivi Android. Unico requisito che viene richiesto è l'avere installato almeno una versione Android 7.0 o superiore, quindi da Android Nougat a salire. Detto ciò, vi basterà scaricare l'applicazione direttamente dal link che vi lascio qui sotto in descrizione, andare a procedere con l'installazione come si fa con una qualsiasi altra applicazione, dopodiché aprirla e vediamo cosa ci propone appunto la schermata d'inizio di questa applicazione. Allora, sta installando, io attualmente la sto testando con un sistema Xiaomi Mi Note 10, quindi con versione Android 10 e MIUI 12 a bordo. Apriamo l'applicazione, questa è la schermata iniziale dove ci viene chiesto innanzitutto di andare ad abilitare il servizio di accessibilità. Clicchiamo sopra, il sistema ci riporta direttamente nell'impostazione dell'accessibilità, ricerchiamo il nostro servizio, gli diamo l'ok e a questo punto possiamo tornare indietro alla nostra applicazione. Il secondo passaggio fondamentale da fare è quello di disattivare l'ottimizzazione batteria per permettere appunto all'applicazione TapTap di funzionare anche in background. Vi basterà dare il consenso e l'applicazione farà tutto quanto in automatico. Ci tengo a precisare che l'applicazione è in versione alfa. Come potete vedere è specificato anche qui, questo significa che potremmo andare incontro a qualche bug e qualche malfunzionamento, è normale, ma sulla pagina di sviluppo su XDA Developer trovate le varie versioni aggiornate in attesa che questa magari diventi una beta o comunque una versione ufficiale. Detto ciò, abbiamo qui quattro diverse schermatine che ci vengono proposte dall'applicazione: notifiche, eccezioni, azioni e gesture. Partiamo dall'ultima, notifica, dove praticamente ci viene data la possibilità di essere notificati quando l'azione, il tap tap che andiamo a effettuare, va a buon fine, ottenendo o una vibrazione soltanto quando è attiva la modalità non disturbare, oppure direttamente risvegliando il dispositivo. Ad esempio, impostiamo solamente una vibrazione. Detto ciò, possiamo impostare delle eccezioni, quindi quando effettivamente non far funzionare le gesture, ad esempio
esempio se abbiamo lo schermo spento le gesture non funzioneranno, oppure in chiamata, oppure durante lo schermo, quando lo schermo è attivo e via discorrendo. Possiamo aggiungere anche altre eccezioni, quindi ad esempio quando la fotocamera è attiva, quando una determinata applicazione è attiva e via discorrendo. Ci sono tantissime impostazioni. Per il momento però io le disabilito tutte quante. Tornando indietro abbiamo poi il tag delle gesture. La prima voce ci chiede di selezionare il modello del dispositivo in quanto lui è integrato al machine learning, quindi andrà a imparare le gesture direttamente dai dispositivi, in questo caso i Pixel, perché questa funzione in realtà non l'ha lanciata Apple sui sistemi iOS 14, ma l'ha sviluppata prima di tutto Google su il sistema Android 11 Developer, una funzione che poi è stata tolta, non si è capito per quale motivo, magari la integreranno. Quindi possiamo andare a scegliere su quale dispositivo tra 3XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL. Senza infamia e senza loda io seleziono il Pixel 4. Possiamo anche andare a gestire il tipo di sensibilità, quindi riconoscendo in base alla sensibilità il tocco, lui andrà a eseguire o meno la gesture, quindi andando a eliminare eventuali falsi tocchi. Questa è una funzione sperimentale che potrebbe anche non funzionare. Vedete però che possiamo gestirla da un valore molto basso fino ad arrivare a un valore molto alto. Io per il momento la lascio così su normale. E a questo punto abbiamo le azioni, quindi cosa effettivamente può svolgere questo dispositivo. Possiamo lanciare l'assistente vocale, possiamo effettuare degli screenshot, ma vedete che qui abbiamo il pulsante aggiungi azione dove possiamo scegliere uno sconfinato parco di azioni da far eseguire a questo dispositivo. Abbiamo ad esempio come utilità di lanciare direttamente lo schermo di viso, oppure abilitare la torcia. Abbiamo la possibilità qui sulla versione lancia di lanciare un'applicazione, effettuare una scorciatoia presso determinate applicazioni, lanciare l'assistente vocale o ad esempio la fotocamera. Abbiamo inoltre la possibilità di andare a emulare determinate azioni predefinite come aprire le notifiche, aprire le impostazioni rapide, il blocca schermo, andare a simulare la pressione del tasto home indietro, le applicazioni recenti, impostare il power menu, oppure in base alla traccia musicale andare a eseguire oppure skippare le tracce e via discorrendo. Ma andiamo a impostare qualcosina e vediamo effettivamente come funziona. Ok, ho impostato qualche azione per farvi vedere il funzionamento, di cui però vi dovrò dire una particolarità. Allora, io al momento ho impostato il flash, o meglio abilitare o meno l'accensione della torcia quando lo schermo è spento, provare a mettere in play e pausa una traccia musicale, lanciare l'applicazione calendario, aprire notifiche e effettuare uno screenshot. Partiamo con la prima, che è poi l'accensione della torcia a schermo spento, quindi spengiamo il tutto, doppio tap e vedete che si aziona la torcia, doppio tap per spegnerla, quindi funzionamento garantito. Detto ciò, abbiamo ad esempio di mettere in esecuzione la traccia musicale quando è aperta l'applicazione musica, quindi mettiamo ad esempio la traccia musicale, doppio tap play, doppio tap metto in pausa, quindi anche in questo caso funzionamento garantito. Abbiamo poi qui l'applicazione calendario, quindi con un doppio tap dovrebbe partire l'applicazione calendario. Vedete che in questo caso non è partita perché il sistema al momento è un po' stupidotto. Infatti lui esegue, o meglio mi ha fatto partire la musica, lui esegue praticamente in background, o meglio scusate in background, lui esegue a cascata i vari tasker che vengono dati, quindi scusate, ad esempio se io sposto questo tasker sopra al fatto di mettere in play o pausa dovrebbe partire teoricamente il calendario. E vedete che è partito il calendario e così di seguito. Quindi ci sono praticamente dei tasker che possono essere combinati tra loro. Per esempio, ho lanciato l'applicazione e voglio aprire il pannello delle notifiche. Quindi lancio il calendario, posso aprire direttamente il pannello delle notifiche, sempre con un doppio tap. Riproviamo di nuovo, doppio tap, calendario, non l'ha preso. Perché non l'ha preso? Vediamo cosa succede. Ritorniamo qui.
gesture, azioni, di nuovo calendario, perfetto, gesture. Niente, è andato in pappa. Questi sono purtroppo i bug a cui potreste andare incontro, ma avete visto che bene o male il tutto funziona. Riproviamo di nuovo, mettiamo qui in prima battuta lo screenshot quando è aperta l'applicazione Chrome, quindi richiamoci in Chrome e proviamo a effettuare uno screenshot. Anche in questo caso, no, vedete, e l'ha preso un po' in ritardo, ma ha preso la funzione dello screenshot. Quindi potete combinare determinate azioni a cascata sperando che tutte funzionino. Ripeto, l'applicazione è un alfa, quindi potrebbe essere presenti dei bug, ci sono dei miglioramenti da fare. Vi invito nuovamente a seguire il thread su XDA Developer. Ad ogni modo, una funzionalità, un'applicazione davvero interessante, perché porta innovazione su dispositivi che potrebbero anche essere vecchi. Infatti lui funziona appunto su Android 7.0 a salire. Un'applicazione davvero innovativa che, insomma, già solamente la comodità di avere la torcia praticamente con un doppio tap, beh, è davvero tanta 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 roba.